20 edizioni. Dal 1990 più di 10.000 ragazzi partecipanti. In attesa del gran ritorno, ripercorriamo la storia del primo talent show d'Italia, School Day Story. Puntata numero 3 dello School Day. Intanto fatemi ringraziare tutti quelli che ci stanno scrivendo, che stanno pubblicando foto, che stanno commentando su Facebook quello che vedono, cosa gli ricorda quella fotografia, quel momento, quello scatto fotografico, che classe facevano in quell'anno, chi era l'insegnante. Insomma, tutti i ricordi che riemergono e ci consentono non solo di raccontare la storia dello School Day, ma attraverso la storia dello School Day raccontare anche la vostra storia. Allora continuate a scriverci, andate sul sito schooldayonline.it oppure sulla pagina Facebook School Day e mandateci i vostri ricordi, magari già nella prossima, nella quarta puntata io citerò alcuni di questi commenti, ve li ricorderò, richiamerò alcune foto particolari che ci avete segnalato e in questo modo il programma davvero lo facciamo insieme. Vi ricordo, questa è School Day Story, quindi vi stiamo raccontando la straordinaria storia dello School Day dal 1990 al 2010, 20 edizioni ininterrotte, ma alla fine di questo percorso, che dovrebbe completarsi intorno alla metà di novembre, al massimo alla fine di novembre, inizieranno le trasmissioni della nuova edizione. Stiamo già facendo i casting, quindi iscrivetevi se sapete cantare, ballare, imitare oppure pensate di potervi esprimere nella prova cultura oppure in una delle prove nuove che sul sito stiamo proponendo proprio in questi giorni. Ma torniamo alla storia. 94-95, avevamo già da qualche tempo abbandonato il Teatro Valentini, che si era dimostrato, come avete sentito anche nella puntata scorsa dalle dichiarazioni di Andrea Gambardella, che gestiva proprio quel teatro, si era dimostrato troppo piccolo per il successo che lo School Day da subito aveva richiamato. Beh, campo sportivo Luigi Razza, che non era lo stadio di oggi, era proprio un campo sportivo più che uno stadio, tutti quanti lì, non c'era l'erbetta, e però questo palcoscenico messo al centro riusciva certamente a dare voce ai tantissimi ragazzi. Amplificazione al massimo, certo non c'erano gli impianti di oggi così tecnologici come oggi, ma riuscivamo a difenderci anche lì e ogni anno sperimentavamo anche servizi diverse dell'area di Vibo piuttosto che di altre zone della regione. Gli spalti erano gremiti e una parte di pubblico chiaramente l'abbiamo portata addirittura nel campo sotto il palco, come fanno vedere alcune delle immagini che state vedendo in questo momento. Facce divertite, coinvolte, davvero un pubblico assolutamente attento che seguiva ogni cosa dal ben trovati al nuovo School Day fino a rivederci al prossimo anno. Era ed è una gara lo School Day, quindi c'era anche un gioco del pubblico che scommetteva su una squadra piuttosto che su un'altra, che provava a rispondere in anticipo alle domande che la squadra di turno chiaramente era chiamata a rispondere attraverso le mitiche lavagnette che fornivamo ai ragazzi. Un po' di immagini di quegli anni lì, guardate le facce di questi ragazzi, immagini che li ritraggono dietro i banchi che erano in qualche modo elementi del gioco per la squadra di cultura, ma anche le miss e i mister di quegli anni lì. Guardate davvero la genuinità di questi ragazzi, l'espressione del viso, alcuni di loro sembravano modelli provetti, cioè veramente per nulla intimiditi dai flash e le telecamere. Altri un attimo rigidi, non mancavano le mamme piuttosto che i papà, i genitori, i fidanzati, insomma tutti insieme a sostenere i loro ragazzi che affrontavano questa cosa importante per la città di Vibo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. State vedendo immagini chiaramente legate al periodo del 95-96, quel periodo dello School Day in questa puntata vi stiamo raccontando. Ecco, come ricollocare la propria mente se oggi come me siete andati un po' avanti negli anni, perché insomma il 95 non era esattamente ieri, ricordandoci un film. A me sembrerebbe davvero ieri, invece quel film, il film che vi cito, e ne andiamo a vedere anche un pezzetto, era nato proprio nel 1995, un film storico, straordinario, con un grande Tom Hanks,
Forrest Gump, andiamo a vedercelo un pezzettino. In quegli anni questo film aveva un successo incredibile e poi conquistava tanti premi Oscar. Giorno, mi chiamo Forrest, Forrest Gump. Un film di Robert Zemeckis. Qual è il mio destino, mamma? Dovrei arrivare a scoprirlo con le tue sole forze. Sono aperti i casting per la 21esima edizione. Se frequenti un istituto superiore e pensi di avere un talento o soltanto la voglia di metterti in gioco, iscriviti sul sito www.schooldayonline.it. Da dove traevano e ispirazione i giovani di quegli anni? Come sempre dal mondo televisivo o dei media in generale. Internet non era ancora così pressante e Facebook, insomma, neanche l'ombra, non c'era. Non c'erano chiaramente gli smartphone e tutti attendevano Sanremo ogni anno. Chi poteva condurre il Sanremo di quegli anni? Certamente l'inossidabile Pippo Baudo, che si metteva, ricordo a quei tempi, a fianco due bellissime donne, la Ferilli, a quei tempi emergente, e una modella internazionale che andava per la maggiore, che si chiama Valeria Mazza. Andiamo a vedere un pezzetto di quel Sanremo. E le canzoni? Beh, le canzoni erano tante, le canzoni di quegli anni, magari intanto qualcuna la sentite in sottofondo, ma al Sanremo di quegli anni vinceva un certo Rosalino Cellammare, ovvero Ron, con Vorrei incontrarti fra 100 anni, e anche quella è stata una delle canzoni che la giuria dello School Day in quegli anni ha dovuto valutare. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Penso al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Questa prova pone l'accento sulle capacità interpretative e musicali del singolo studente o di un gruppo. Anche il cantante dell'anno verrà individuato alla fine della manifestazione fra tutti i componenti della prova, a prescindere dal piazzamento della propria squadra. Dai forza al format dei tuoi ricordi. Clicca mi piace sulla pagina Facebook School Day. I primi anni dello School Day, quindi, come vi stiamo raccontando, hanno avuto l'esigenza di avere un luogo fisico dove i ragazzi potevano entrare, pagare un biglietto minimo, a quei tempi ricordo 5.000 lire, che riuscivano a sostenere l'organizzazione per tutte le spese che una macchina organizzativa così complessa richiedeva: amplificazione piuttosto che scenografie, artisti, passaggi televisivi e quant'altro. E lo stadio rispondeva sempre a questa necessità, a questo bisogno. Quindi il campo sportivo Luigi Razza ci accolse per dare più spazio ai presenti, ai ragazzi che arrivavano lì. Ma appena lo School Day negli anni successivi ha potuto, la finale è stata portata in piazza, chiaramente gratuitamente, perché intanto le aziende riconoscevano la forza di questa iniziativa, sia quelle locali, vibonesi, quelle regionali, ma anche, ricordo un anno, quelle nazionali, e in particolare la Lorenz, prestigiosa azienda di orologi, che un anno ci fece
arrivare due orologi straordinari della Lawrence, appunto, che andarono a Miss e Mister di quell'anno. Ricordo certamente la Miss era Rosita Romanò, la vedete in questa foto in sovraimpressione, e chiaramente l'orologio andò anche al Mister di quell'anno. Tutto questo grazie anche al concessionario di zona della Lawrence di quegli anni, che supportò lo School Day. Vi stavo raccontando quindi anche della necessità di realizzare lo School Day all'interno del campo sportivo. Il campo sportivo aveva un sacco di vantaggi, ma uno svantaggio incredibile che potete comprendere da soli: non è coperto, e quindi eravamo soggetti anche alle condizioni atmosferiche, che non sempre erano delle migliori. Oltretutto School Day si faceva tradizionalmente verso la fine di febbraio, a cavallo con le vacanze di Pasqua, che a volte arrivavano chiaramente in fine febbraio, altre volte primi giorni di aprile. Insomma, ricordo l'aneddoto di un anno: una scenografia gialla incredibile alzata per dare un fondale al palco. Ci abbiamo sempre tenuto alle nostre scenografie con poche risorse, ma cercavamo di fare delle cose belle anche da vedere, no? Un palco che potesse essere all'altezza della manifestazione. Ricordo questa scenografia gialla che inchiodammo per tutta la notte, alzandola per quasi 6 metri nella parte terminale del palco. La mattina, intorno alle 5, alle 6, qualcuno dei collaboratori chiamò perché dal campo sportivo si era sentito un grande fracasso. Insomma, il vento della notte aveva letteralmente spazzato via la scenografia. Alle 9 iniziava lo spettacolo, riuscimmo a rimontare con i pezzi rimasti interi metà di quel fondale, e quello School Day, sia pure con i pali che si vedevano dietro, perché ne mancava un bel pezzo di quei pannelli, andò comunque in scena. Vorrei incontrarti fra 100 anni, ti penso al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, cosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle note, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Oh, oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. La storia del primo School Day tra il 90 e il 2000 è caratterizzata anche tantissimo dalla storia di questa città. Lo School Day in qualche modo si adattava a quelle che erano le infrastrutture, e immaginate, davvero poche. Il Teatro Valentini, glorioso, che siamo riusciti poi a far chiudere, a perdere, quindi addirittura l'organizzazione si è dovuta cimentare con la necessità certamente di spostarsi al campo sportivo prima, perché il teatro non era sufficiente, ma poi il teatro, anche quando serviva per alcune finali più televisive, non c'era più. E allora qual è la soluzione? Visto che oltretutto il rischio di pioggia ogni anno metteva lo School Day nelle condizioni di saltare totalmente, c'è stata qualche edizione che abbiamo dovuto spostarla di una settimana, di 10 giorni, magari col palco già montato e lo spettacolo già pronto. E beh, a quel punto decidemmo, subito dopo l'esperienza del campo sportivo Luigi Razza, che ci esponeva alle intemperie, di spostarci al palazzetto di Vibo, che intanto finalmente era stato costruito e messo a disposizione della città. Certamente in questo palazzetto nuovo si avvicendavano le varie formazioni sportive di pallavolo e pallacanestro. Ricordo Francesco Zefferino, che saluto con affetto, che ho rivisto in una di quelle foto, oggi è a Milano, è uno dei tanti vibonesi andati via, anche una di quelle risorse di questa città, assicuratore dell'INAS Italia. Francesco era certamente uno degli amici dello School Day, oggi a Milano, chissà, ci vedrà magari in streaming attraverso retecalabria.tv, che vi ricordo è visibile in tutto il mondo, appunto in streaming. Ma fatemi dire due parole del palazzetto. Qual è stata la sfida più grande del palazzetto? Beh, immaginate cosa vuol dire mettere dentro il palazzetto 1500-2000 ragazzi, una struttura non insonorizzata, non pensata per gli spettacoli live, quindi una sfida incredibile per i tecnici di quei tempi. Ricordo Camillo
Benzo di Pizzo, che era uno dei service che abbiamo utilizzato. Insomma, a quei tempi provammo a sospendere le casse ancorandole dall'alto per evitare che ci fossero ritorni troppo forti, ma insomma anche lì la sfida alla fine fu vinta, e anche le foto che state vedendo già passare in sottofondo, e vedrete di più in questa clip che sta per partire, ci ricordano quegli anni dello School Day al palazzetto di Vibo Valentia. Credo almeno 3 o 4 anni lo abbiamo realizzato lì. Poi vi presenterò un'altra struttura sulla quale ci appoggiamo. Lo School Day fu molto itinerante da questo punto di vista. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Quante foto, quante facce, oltre 10.000 ragazzi. Chiaramente per me ricordare i nomi di ognuno di questi non è semplice, molte di quelle facce però me le ricordo, e alcuni di questi li intervistavo, oppure li raccontavamo poi sul Cercatrova, che era la rivista dell'epoca dove i protagonisti venivano pubblicati. Il quotidiano della Calabria ci dedicava oltre 6 pagine in quegli anni. Insomma, avete visto in questa clip tutte queste facce, dateglielo voi il nome, ricordate, andate sulla pagina Facebook, lì trovate le foto e metteteci sotto il nome di quella foto, magari un vostro ricordo, un vostro pensiero. Mi sono riconosciuto, sono Francesco, sono stato mister quell'anno e ricordo questa cosa. Ecco, questi commenti serviranno poi per un libro che stiamo preparando, probabilmente sarà pronto nei prossimi 2 anni perché c'è tanto lavoro da fare, ma è una promessa vecchia che ho fatto e che vorrei mantenere, perché abbiamo davvero tutto questo materiale e vorremmo dargli la dignità di un libro, perché lo merita. 20 anni, 10.000 protagonisti, 4 generazioni a confronto. Cosa accadeva nel 97-98, perché ormai ci stiamo avvicinando speditamente al 2000 in questa puntata? Succedeva che ci lasciava un grande della canzone italiana, uno di quelli che di più aveva segnato la storia della canzone italiana, direi di quel secolo, Lucio Battisti. E ci lasciava anche un'altra voce italiana che però era diventata grande a livello mondiale ad altre latitudini, in America, The Voice, ovvero Frank Sinatra, e questo suo appellativo la dice lunga sulla forza di questo italiano di origine, però cresciuto chiaramente e arrivato al successo in America. Le origini mi pare lo ricollocassero in Sicilia come DNA, come punto di partenza dei suoi genitori. La prova dei giovani talenti. Per la prova dei giovani talenti, ogni squadra presenta uno studente che si esibisce in una disciplina nel campo dello spettacolo o dello sport. Imitazione, recitazione. Non è cielo, è terra dura, con molti grilli che cantano, con erbe che si agitano, con nuvole che si levano, con fionde che gettano pietre. Ginnastica o ballo? Il palco dello School Day e lo straordinario pubblico degli studenti, degli amici, dei parenti danno ai ragazzi la possibilità di contribuire con il punteggio della prova al successo della propria scuola, ma anche e soprattutto di mettersi in gioco, di esprimere se stessi, di vivere un momento di confronto importante con il pubblico e con se stesso. Esperienza quindi non solo di spettacolo, ma anche di vita. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, a ordimentosi eroi di 1000 imprese. Morto l'11 maggio del 31. Alla fine della manifestazione, il giovane talento dell'anno verrà scelto tra tutti i partecipanti alla prova, a prescindere dal piazzamento della propria squadra. Who ain't the dogs out?
beh, questo ricordo lo stiamo facendo soprattutto con immagini. Di alcuni anni abbiamo salvato le VHS o sono arrivate intatte dopo 20-25 anni a noi. In altri casi le abbiamo trovate compromesse dal tempo e i nostri tecnici stanno ancora lavorando a recuperare comunque alcuni filmati, alcuni DVD. E poi c'è l'appello verso di voi. So che molti di voi hanno qualche immagine conservata, magari il papà con la telecamera che aveva ripreso quei momenti. Se ce li avete, scrivete a redazione@schooldayonline.it e fateci avere il materiale, saremo felici di riproporlo in queste trasmissioni. Andiamo adesso a vedere una clip delle fotografie del 98-99 e davvero con questa terza puntata ci avviamo alla parte finale. Ci aspettano ancora almeno altre 3-4 puntate che ci porteranno dal 2000 al 2010. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Lo School Day è stato caratterizzato anche da tanti compagni di viaggio al mio fianco sul palco. Abbiamo ricordato la scorsa volta il primo presentatore, Eliseo Virgillo, e chiaramente Eliseo ci ha ricordato com'era il palco dello School Day dal suo punto di vista. Tanti altri sono succeduti, ricordo Massimo Loturco, la stessa Tiziana Viapiana che era stata Miss, l'ho avuta a fianco in una edizione, e poi Rino Putrino, cantante di diverse edizioni, in quanto ospite perché aveva già una certa età, un po' come me, quindi non poteva fare il concorrente dello School Day, ma non si perdeva un'occasione per venire con la sua voce, devo dire anche importante, ogni anno a cantarci una delle sue canzoni. Quindi era uno degli ospiti dello School Day, School Day che gli ospiti nella prima fase li centellinava perché avevamo già i nostri protagonisti, quindi evitavamo di andare troppo lunghi con lo spettacolo. Negli anni successivi invece vi racconterò poi tutti i protagonisti ospiti, ma questo è oggetto di un'altra puntata che abbiamo avuto, i ragazzi di Amici, quando intanto oltre 10 anni dopo Amici è arrivato, piuttosto che attori, personaggi del mondo della televisione, del cinema, eccetera. Ma adesso andiamo a sentire il ricordo di Rino Putrino dalla sua viva voce. Ecco Rino, quali sono i ricordi migliori di quegli anni, che cosa ti ricorda lo School Day come cantante certo, ma anche come co-conduttore? Lo School Day è una, diciamo, un pezzo importante della mia vita, decisamente, perché con Piero Muscari, che è l'ideatore, è il promotore di questa iniziativa, abbiamo un po' toccato quelle situazioni scolastiche che all'epoca erano un po' me too, era difficile entrare all'interno della realtà scolastica per far venire fuori questi ragazzi, sia dal punto di vista artistico spettacolare che dal punto di vista anche delle conoscenze. Per cui è stata una bella scommessa, una gran bella esperienza. Piero è riuscito a mettere, a portare i banchi un po' al di fuori di quello che era il contesto delle quattro mura, del preside piuttosto che del bidello. Una cosa divertentissima, una cosa affascinante in diverse puntate, perché io delle 20 edizioni avrò preso parte a 4, 5, 6 grazie a Piero Muscari che mi ha coinvolto, ripeto. Cosa ricordare di questi momenti? Intanto il contatto col pubblico, perché c'era veramente dall'altra parte tanto calore, tanto entusiasmo, tanti sorrisi. Ecco, il fatto di poter incontrare, di essere quasi giovane, appena uscito da scuola, ma comunque ancora giovane in mezzo a loro, e questa cosa mi ha fatto molto piacere. Ma nello stesso tempo doveva essere un po' il conduttore, quello che faceva da tramite tra loro e la loro emozione, quella che poteva essere l'emozione del momento. C'erano tanti cantanti o tanti presunti cantanti, c'erano tanti ballerini. Oggi parlare di questo è sicuramente un po' difficile, sei un po' retro, perché è logico che la televisione piuttosto che internet ti mettono nelle condizioni di vedere di tutto e di più e di vivere comunque queste esperienze. Però lo School Day è stata una pietra miliare da questo punto di vista. Oggi ci sono tanti format che hanno un po' copiato
permettetemi di dirlo, forse sono loro che hanno copiato lo Scudetto di Piero, di conseguenza il fatto di aver fatto parte integrante di questo progetto iniziale, se non per 20 anni, comunque per buona parte di questi, è stata una gran bella cosa. Piero, Manila Nazzaro, altrettante belle esperienze da questo punto di vista, hanno fatto in modo che lo School Day non passasse inosservato. Per cui ho subodorato, ho sentito, mi hanno fatto capire che probabilmente lo School Day potrebbe rivivere. Ecco, gran bella cosa, complimenti a Piero, complimenti allo School Day, che sono convinto che se dovesse ripetere questa scommessa sarà l'ulteriore scommessa vincente. Sono aperti i casting per la 21esima edizione. Se frequenti un istituto superiore e pensi di avere un talento o soltanto la voglia di metterti in gioco, iscriviti sul sito www.schooldayonline.it. Che dire di Pino Chanò? Beh, amico, padre fondatore, voglio dire, dello School Day, così come della radio, nel senso che era a fianco a me dall'inizio e mi incoraggiava, mi sosteneva, mi dava delle dritte anche per tutti quegli aspetti legati alle concessioni, alle autorizzazioni. Lui è avvocato, quindi capirete, io col mio entusiasmo travolgente a volte correvo talmente avanti da dimenticarmi regole, convenzioni, autorizzazioni. E invece alla fine siamo sempre stati molto precisi, grazie a lui, che ruolo poteva avere all'interno dello School Day se non quello del notaio, cioè la persona che in qualche modo certificava i punteggi, validava le domande e rispondeva ai ricorsi che, devo dire, non mancavano. Era un meccanismo delicatissimo, è chiaro che non ci si stava a perdere, a volte ci si provava, ma davvero ho sbagliato, e quindi arrivavano in qualche modo i ricorsi, e in tempo reale, prima della fine della manifestazione, dovevamo porre una risposta. Ma sentiamo dalla viva voce di Pino Chanò il ricordo di quegli anni. Radio Onda Verde era nata da quasi 5 anni, aveva profondamente innovato nel contesto dell'informazione radiofonica vibonese, perché da subito si è presentato come una radio che si apriva all'esterno, che cercava di coinvolgere la popolazione non soltanto attraverso le frequenze, anche attraverso l'approccio diretto. E venne fuori una sera l'idea, ecco, cosa fare per coinvolgere con la radio la popolazione studentesca, che a Vibo è stata da sempre la popolazione prevalente e, se vogliamo, anche la parte più attiva della popolazione. Cosa fare per coinvolgere le scuole, metterle sanamente a confronto, farle sfidare in modo sano e costruttivo. Ergo, immaginare le scuole impegnate in delle prove, al termine delle quali ci sarebbe stata una scuola vincente e le altre scuole comunque protagoniste. Studiammo, elaborammo, immaginammo che le prove cultura, quelle relative ai talenti, quella musicale, anche la prova bellezza, potessero compendiare un po' il mondo della scuola, e nel 90 venne fuori appunto questa prima edizione, le scuole a confronto, le scuole protagoniste, le scuole che si auto-organizzano attraverso team, insomma un confronto fra scuole. Un ruolo tutto suo l'ha sempre svolto la giuria, un po' una giuria tipica fatta da esperti, fatta da un notaio, fatta da persone che dovevano essere in grado di dare la valutazione la più oggettiva possibile. A me è accaduto in più edizioni di presiederla questa giuria, più che nella veste di esperto, nella veste di coordinatore, di raccoglitore delle opinioni, delle valutazioni, dei voti, ecco, perché poi alla fine il tutto si compendiava in dei voti. Il mondo della scuola è il mondo della scuola che ovviamente è giudicato attraverso i voti, a volte anche le contestazioni sulle domande, con l'interpretazione, ed essere in grado subito di dare una risposta che fosse convincente, che fosse in grado ovviamente di rispondere alle difficoltà che venivano poste. In qualche occasione ci siamo presi anche qualche ora, anche qualche pomeriggio, ad esaminare un po' il tutto, poi a rispondere. Devo dire che comunque è stata sempre una grande correttezza e un grande rispetto di fondo. Sotto questo profilo le giurie sono state sempre abbastanza fortunate. La prova dei giovani talenti. Per
Per la prova dei giovani talenti, ogni squadra presenta uno studente che si esibisce in una disciplina nel campo dello spettacolo o dello sport. Imitazione, recitazione. Non è cielo, è terra dura, con molti grilli che cantano, con erbe che si agitano, con nuvole che si levano, con fionde che gettano pietre. Ginnastica urbana. Il palco dello School Day e lo straordinario pubblico degli studenti, degli amici, dei parenti danno ai ragazzi la possibilità di contribuire con il punteggio della prova al successo della propria scuola, ma anche e soprattutto di mettersi in gioco, di esprimere se stessi, di vivere un momento di confronto importante con il pubblico e con se stesso. Esperienza quindi non solo di spettacolo, ma anche di vita. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, a ordimentoso eroe di mille imprese. Morto l'11 maggio del 31. Alla fine della manifestazione, il giovane talento dell'anno verrà scelto tra tutti i partecipanti alla prova, a prescindere dal piazzamento della propria squadra. È tutto anche per oggi, mi sto davvero divertendo a ricordare, a raccontare, a citare, certamente molte cose le sto dimenticando. È un racconto che ha voluto essere così, e per la necessità di farlo in tempi tutto sommato stretti, con una redazione limitata, siamo davvero anche oggi in pochi a lavorare dietro questo progetto, ma era una cosa che davvero dovevamo a noi stessi, a tutti coloro che ci hanno lavorato, alla città, alla regione Calabria, perché lo School Day è stato davvero qualcosa di importante per i nostri ragazzi. Si chiude questa terza puntata. È chiaro che tutto questo lavoro di ricordi continuerà anche nelle edizioni successive, ma intanto vi ricordo stiamo già lavorando alla edizione nuova, la 21esima, che arriva dopo 5 anni. Riflettevo sul fatto che 5 anni sono davvero quel momento di pausa, per cui quest'anno questo School Day lo vivranno gli ultimi che lo hanno visto quando è stato interrotto, perché quasi tutti i ragazzi che oggi frequentano le scuole superiori chiaramente sono nuovi, non hanno assistito direttamente allo School Day, visto che l'ultimo si è realizzato nel 2010. Allora iscrivetevi, sarete i protagonisti di uno School Day storico, lo School Day del ritorno, uno School Day molto televisivo su Rete Calabria Canale 19. Aspettiamo le vostre candidature e già nella striscia quotidiana di ogni giorno tra le 15 e le 15:15, insieme ai ricordi, cominceranno ad emergere i primi casting, i primi provini che voi stessi potrete chiaramente votare attraverso il sito internet e i social network. Vi aspetto alla prossima puntata, mercoledì prossimo, ore 21, e poi le repliche di sabato e domenica. Da Piero Muscheri è davvero tutto per questa terza puntata, alla prossima. 20 edizioni, dal 1990 più di 10.000 ragazzi partecipanti. In attesa del gran ritorno, ripercorriamo la storia del primo talent show d'Italia. In esclusiva regionale, su Rete Calabria, canale 19 del digitale terrestre e in FM, sui 98.0 di Radio Onda Verde.